you. Mm -hmm. Buonasera, buonasera a tutti e grazie infinite a Focus 3.0, Anna Tamburini e Enrico Ballantini, grazie per avermi dedicato questo spazio, questa rubrica del mondo dei sogni. In questa rubrica io parlerò ovviamente di sogni, di tutto quello che riguarda i sogni, sempre secondo me. E inizio questa prima diretta con ehm, spiegando insomma che cosa sono i sogni, partendo dal principio. Poi, nelle prossime puntate, parleremo di argomenti specifici che riguardano i sogni. Che cosa sono i sogni? Allora, per me i sogni sono tutte le esperienze che facciamo una volta addormentati, quindi ce n'è per tutti i gusti. Quindi ci sono i sogni premonitori, ci sono le visioni, ci sono le immagini ipnagogiche che sono quelle che arrivano quando ci stiamo addormentando oppure. Quando abbiamo mangiato troppo, ci sediamo in divano, magari vediamo delle cose strane che Wikipedia chiama allucinazioni ipnagogiche. Invece, sono secondo me anche quelle immagini degne di essere analizzate, interpretate. Quindi abbiamo diverse categorie di sognare, di sogni e diversi modi di sognare. Proprio perché il sogno è, come noi, assolutamente soggettivo, quindi soltanto il sognatore sa che cosa eh, sta, che cosa il sogno gli può dire. I sogni, eh, secondo me, eh, sono il frutto di tutte le nostre memorie, di tutto ciò che è conosciuto che mette insieme una scena onirica, un dramma onirico, come si chiamerebbe in psicologia, che ci mostri che cosa stiamo facendo, che cosa stiamo facendo in questo momento della nostra vita. Quindi è un altro modo di vedere che cosa stiamo facendo. Il sogno come eh, manifestazione è una manifestazione più povera della parte razionale. Il nostro cervello sinistro, quando noi eh, ci addormentiamo, riposa, non che non ci sia, ma riposa. È l'ora, è il momento della parte creativa, della parte destra del cervello, che quindi ci fa vedere le cose in tutto un altro modo. Possono venire fuori sogni, fra, fra virgolette, normali, perché sogni normali secondo me non ce ne sono. Ma eh, sogni che riguardano la quotidianità, quello che stiamo facendo, se invece magari c'è in ballo qualcosa come, non lo so, un cambio di lavoro, un trasloco, una separazione, qualsiasi cosa, il sogno ci parla di questo. Eh, chi tratta di sogni sa e dice che il sogno si riferisce sempre all'agenda del giorno precedente, quindi abbiamo uno strumento in più per analizzare quello che stiamo facendo. E noi durante la veglia siamo molto sollecitati, siamo stimolati in ogni direzione, tutti i nostri sensi sono stimolati. Quindi noi non abbiamo la voglia, il tempo e il modo di analizzare quello che stiamo facendo, quello che succede. Siamo di corsa, di fretta, corri di qua, corri di là. Questo impegno, tale impegno, il lavoro, la famiglia, tutte queste cose accadono in una giornata e noi non riusciamo a a focalizzarci su un'emozione particolare, su qualcosa che è successo, su una persona che abbiamo incontrato, che in realtà magari ci ha detto qualcosa di interessante e prezioso, ma noi abbiamo già dimenticato subito perché abbiamo altro da fare, il prossimo impegno è in lista. Quindi questo è il motivo per cui noi di certe cose non ci accorgiamo eh, durante la vita di veglia. Possiamo farlo comunque, è eh? una persona introspettiva che fa meditazione eccetera, certe cose riesce a vederle. Ma il sogno, essendo una manifestazione del nostro inconscio, ci fa vedere delle cose che sono molto molto strane e quindi noi non ci capiamo niente e dobbiamo analizzarlo, analizzarlo attraverso i simboli. Attraverso analizzando questi simboli, noi possiamo capire se il nostro cammino è lineare, è corretto o se c'è qualcosa da cambiare. Per corretto intendo sempre corretto per noi. L'inconscio eh, si adopera per la nostra sopravvivenza. Lui vuole farci contenti e quindi fa quello che vogliamo noi. Siamo noi. A decidere che cosa accadrà nella nostra vita sono i nostri pensieri, le nostre, i nostri desideri. La direzione che prende l'inconscio è quella nostra, quello che abbiamo noi dentro. Ci sono anche dei sogni diversi, ci sono dei sogni possiamo chiamarli premonitori o precognitivi. Sognare i defunti, esperienze particolari come il sogno lucido oppure dei sogni vividi, ci sono anche gli incubi, gli incubi che sono quelli preposti proprio a svegliarci, mh, direi di brutto, perché l'incubo viene quando noi non ci rendiamo conto che eh, dobbiamo cambiare qualcosa. Quindi l'incubo è proprio un avvertimento, un avvertimento urgente. Quindi anche lì nel caso che noi non ci accorgessimo, che la nostra vita eh, sta andando in una certa direzione di cui poi potremo pentirci, l'incubo ci avvisa di questo. Gli altri sogni che sono sogni, diciamo, di un certo tipo, come dicevo prima: premonitori, precognitivi o sognari defunti, viaggi astrali, sogni lucidi, eccetera sono sempre, mh, eh, fanno sempre parte per me della categoria sogni, ma avvengono in modo diverso, quindi si possono diciamo eh, mettere in determinate categorie. E perché noi sogniamo certe cose o sogniamo delle cose che ehm, non conosciamo, che non abbiamo mai visto? Ad esempio io in un sogno ho imparato, non lo so, a, mettere, a indossare un paracadute della seconda guerra mondiale, a pilotare un aereo. Eh, ci sono dei sogni in cui viviamo, non lo so, il nostro momento nell'utero materno, possiamo andare indietro. Oppure ci sono le cosiddette vite precedenti che io ritengo essere vite parallele. E perché ho avuto, ho ancora molta esperienza di queste vite. Quindi la domanda eh, sorge spontanea: come faccio io a sognare e a sapere queste cose del 1400, piuttosto che del 900 a.C., eccetera. E mi rifaccio a quello che era anche il pensiero di Jung, che parlava di inconscio collettivo. Poi, verso la, fine, verso la fine del suo tempo, ha ammesso che effettivamente la memoria di quello che noi viviamo nel sogno, e non solo nel sogno, perché può accadere anche eh, durante la veglia: la memoria non è dentro di noi, la memoria è nell'universo. Quindi è a disposizione di tutti. Ecco che noi possiamo sognare persone. Che non conosciamo ma che esistono possiamo entrare in contatto non lo so con il vicino di casa con persone defunte con persone maestri antichi guide eccetera questo perché secondo me almeno non trovo un'altra spiegazione la memoria è collettiva collettiva e quindi non ha mh, esiste da quando esiste l'umanità, tutto si accumula lì dentro e noi abbiamo accesso a queste informazioni. Durante il sogno ovviamente vengono fuori in modo molto più semplice, mentre durante la veglia possono uscire queste memorie attraverso dei déjà vu, è come quando magari entriamo, non lo so, in un ristorante. E abbiamo questa sensazione che ci tra, fa trattenere il respiro per un attimo e ci chiediamo: ma, ma io qua ci sono già stato, ho già visto questo posto? Oppure ci troviamo magari in vacanza in una località estera e riconosciamo delle strade. Com'è possibile questo? E quindi lì, eh, secondo me, ci sono dei collegamenti molto interessanti da fare con eh, queste memorie collettive. In ogni caso, eh, partendo dal sogno tradizionale, quello che ricordiamo al mattino, che non ha alcun senso per noi, che però se andiamo a analizzarlo ce l'ha, ci sta parlando della nostra vita. Per fare questo, molte volte per farci capire alcune cose, eh, oltre all'incubo e a tutti gli altri sogni, ci sono anche eh, dei sogni che apparentemente sembrano vite precedenti. Mh, nella mia esperienza andando ad, ad analizzarli ho visto che in ogni caso, qualunque sia la provenienza mh, di questi sogni, eh, parlano di qualcosa che ha a che fare con la nostra situazione attuale. Quindi potrebbe sembrare un modo diverso di affrontare la situazione rispetto a, quella, a quello che stiamo utilizzando adesso nella nostra realtà. Possiamo vedere un altro modo di reagire ad una situazione e in una vita precedente e pensare che magari, visto che allora è andata così, magari provo a fare diversamente perché mi sembra che adesso io stia facendo quasi la stessa cosa. Quindi sono tante le domande che i sogni fanno sorgere. In ogni caso sono una benedizione, sono lì per noi, cioè, li facciamo noi perché sono un prodotto della nostra psiche, e sono per la nostra autoconoscenza, per un'autoconsapevolezza di noi stessi. Quindi osservando la realtà e interpretando il sogno, noi possiamo capire che cosa stiamo facendo. Mi direte come mai vuoi che io non capisca quello che sto facendo? In realtà un po' sì, perché perché e qui veniamo in, al succo del sogno, noi molto spesso agiamo ehm, sulla base dei nostri vissuti e delle nostre credenze, quindi noi siamo stati cresciuti in una determinata famiglia che ha determinate usanze per cui questo non si dice, questo non si fa e noi ovviamente non ci facciamo domande perché abbiamo questa famiglia e finché abbiamo più o meno una decina d'anni pensiamo che tutte le famiglie siano come noi e che si comportino come noi. E invece poi iniziamo a renderci conto che magari alcune di queste credenze, di queste abitudini eh, non ci fanno più comodo, anzi ci danneggiano, e questo il sogno ce lo fa vedere. Ci sono i sogni, ad esempio, in cui eh, io devo dire una cosa importante a qualcuno, ma non riesco a parlare, non mi esce la voce, oppure ho dei fazzoletti in bocca e quindi non riesco a parlare e non riesco a tirarli fuori. Qualcuno una volta mi disse, ho una gomma da masticare in bocca talmente grande che non riesco proprio a parlare, ma non riesco neanche a tirarla fuori. Quindi l'argomento è, non riesco a parlare. E quindi andando ad interpretare un sogno così il sognatore si può chiedere come prima cosa cosa dovevo dire intanto e perché non riesco a dirla perché in realtà se osserviamo la realtà ci magari diciamo cavolo è vero eh, io volevo dirgliene quattro al mio datore di lavoro però non ce l'ho fatta perché poi ho pensato magari mi licenzia o magari non mi dà l'aumento e tutta una serie di cose però... Perlomeno sappiamo dov'è il problema, sappiamo che questo ha una certa importanza, quindi ci ripensiamo e possiamo decidere come reagire. Oppure i sogni in cui noi andiamo in una certa direzione, però a un certo punto le gambe non, non si muovono, non ci portano, siamo bloccati e lì vale lo stesso discorso. Allora quando ci svegliamo ci diciamo stavo andando in questa determinata direzione, però eh, le gambe non, non, non mi portavano, quindi cos'è che sto facendo io, si chiede il sognatore, in questo momento e che in realtà non lo so, non devo fare, non voglio fare, non avrei mai fatto se non fossi stato costretto, spinto da determinate circostanze, eccetera. Quindi il sogno è uno strumento veramente eh, importante per noi e eh, ci aiuta a portare avanti meglio il nostro percorso. Secondo me tutti noi abbiamo un percorso che è diverso da quello degli altri e sapere se siamo in linea con la nostra diciamo, direzione personale, karmica, come ognuno vuole chiamarla, il sogno è il metodo migliore. Il sogno si può sfruttare anche in meditazione, anche negli stati di trascendenza ci sono delle visioni, possiamo fare dei sogni o insomma vedere delle cose. Si possono analizzare anche quelle perché sono sempre la voce del nostro inconscio e nel nostro inconscio ci sono tutti i nostri vissuti. Nel nostro inconscio ci sono anche le cose che noi abbiamo dimenticato. Per esempio, siamo stati a casa di un amico, di un'amica, e non eravamo mai stati lì, ci siamo stati una volta sola, ovviamente non c'era niente di interessante, magari ovviamente dimentichiamo tutto, ma l'inconscio no. E quindi può tirare fuori in un sogno o anche in un déjà vu durante la veglia, se c'è la necessità. Quell'evento quell perché magari è vicino o ha a che fare con qualcosa che stiamo facendo adesso. Quindi se sogniamo un motivo c'è e se li ricordiamo e abbiamo la possibilità di analizzarli anche. Eh, in realtà, a livello diciamo, scientifico, il sogno eh, sarebbe necessario per fissare gli apprendimenti del giorno. Quindi, di notte il sistema nervoso centrale viene risistemato, viene data una direzione a tutte le esperienze, quindi ad esempio se abbiamo vissuto un trauma, siccome l'inconscio lavora per la nostra sopravvivenza, cercherà di nasconderlo o di modificarlo, di renderlo più ehm, accettabile e quindi ricordiamo un fatto che non era proprio così. Quindi l'inconscio fa questo. È una bella confusione, però quando ci si prende la mano e si capisce il linguaggio del nostro inconscio, allora abbiamo due modi per osservare la nostra realtà. Abbiamo la realtà di veglia e abbiamo quella del sogno. Con i sogni, per esempio, eh, si può anche eh, programmare un sogno per avere una risposta. Mettiamo che stiamo vivendo qualcosa di particolare, non sappiamo proprio come uscire da questa situazione o non sappiamo come comportarci. Devo fare questo o devo fare quello? Se ci si focalizza su questa domanda... E eh, ci teniamo impegnati gran parte della giornata a pensare a questo, siccome il sogno parla dell'agenda del giorno precedente, ci darà un sogno che è una risposta, se interpretato. Altre volte ci dà proprio il messaggio diretto. E ricordo sempre l'esempio di una signora che aveva dei problemi con la figlia che aveva già 22 anni, voleva cambiare università, litigavano e prendi una decisione, deciditi, questa signora non sapeva più cosa fare con questa figlia perché era una lite continua. Allora ha incubato un sogno chiedendo che cosa deve fare con questa ragazza. Allora nel sogno la signora è in spiaggia e sta giocando con un pallone gonfiabile di quelli che una volta... Ci regalavano con i... quando compravamo un solare. Gioca con questo pallone e il vento glielo spinge in acqua. Allora lei entra in acqua, prende la palla e il vento gliela spinge via di nuovo. Allora la signora nuota, va, raggiunge il pallone, l'ha raggiunto, mezza annegata e lo perde di nuovo. Lo perde di nuovo perché il vento lo spazza via. Ad un certo punto la signora sente una voce che le dice. Mollala e questo ha capito subito era riferito alla figlia quindi lei da quel momento ha capito ha detto facesse un po' quello che vuole si arrangia che non mi venga a chiedere se deve decidere per un sì o per un no o andare qui o andare lì e lì si è risolto tutto quindi è molto semplice delle volte eh, approfittare anche dei sogni se sappiamo questo se lo sappiamo Sappiamo che possiamo fare delle domande al nostro inconscio. Come ripeto, l'inconscio siamo noi e quindi siamo noi che diamo un ordine, quindi di ricordare i sogni oppure di eh, avere una risposta oppure di capire meglio il sogno di ieri perché non mi era tanto chiaro. Quindi io l'ho analizzato e dico sì, però qua non mi torna qualcosa. Allora ci pensiamo tanto e poi il sogno ci dà un'informazione in più. Quindi sì, è un mondo pieno pieno di risorse. E lo studio dei sogni non è mai finito. Io eh, ho studiato i sogni per non impazzire, devo proprio dire la verità, perché le mie visioni, le mie esperienze già da, già da giovane erano strane. Quando siamo piccoli non ci accorgiamo di eh, queste che poi da adulti chiamiamo stranezze. Io mi ricordo finché ero piccola pensavo che tutti sognassero come sognavo io, vedessero le cose che vedevo io. Ho imparato, ahimè, da ad adolescente, credo in prima liceo più o meno, che non è così per tutti e anche che c'è un certo, um, come si può dire, una certa reticenza a parlare di sogni. La gente lo vede ancora come, vede il sogno come qualcosa di infantile, riservato ai bambini, fantasie eccetera eccetera. Questo è diciamo la conseguenza di duemila eh, anni di oscurantismo perché mh, la Chiesa più o meno nel 600 d.C. ha vietato l'interpretazione dei sogni pena la morte. Quindi il nostro inconscio eh, eh, si adopera per la nostra sopravvivenza e quindi non ci fa nemmeno più ricordare i sogni. Poi le persone si dimenticano e eh, rimane, rimane, diciamo, eh, la credenza perché si è fissata, si è fissata nella popolazione, quindi quando eravamo piccoli, se andavamo a raccontare un sogno ai genitori, dicevano sì sì sì, bevi un bicchiere d'acqua e torna a letto che non è niente, è solo un sogno. Quindi eh sì, purtroppo è questo il motivo per cui abbiamo perso questa parte spirituale, oserei dire sì, che è proprio una parte spirituale perché entriamo, eh, indagando sul sogno, noi entriamo dentro noi stessi e vediamo come siamo fatti, vediamo di che cosa abbiamo paura. Vediamo di che cosa abbiamo desiderio, vediamo che sentimento nutriamo nei confronti di alcune persone, che può essere un parente, un'amica, un problema, eccetera, eccetera. Le persone nei sogni anche, ehm, allora devo fare una premessa, perché nei sogni eh, ogni cosa che va in scena riguarda noi. Quindi quando le persone mi dicono ho sognato mia sorella, allora mia sorella farà questa cosa qui, no, perché la sorella mostra degli aspetti di noi che non vediamo. E quindi è uno specchio, tutto quanto dentro il sogno è uno specchio della nostra realtà. Ci fa vedere alcune parti che noi... Durante il giorno non osserviamo, perché in realtà ci sono anche durante il giorno. Io sono dell'idea che si possa interpretare, e lo faccio, eh, la realtà tanto quanto il sogno, perché anche nella realtà eh, se io eh, mi rompo una gamba mentre sto andando da qualche parte, posso farmi la stessa domanda che mi faccio in sogno quando le gambe non si muovono, dov'è che volevi andare? Quindi sì, secondo me non c'è differenza nella mia... Esperienza. Quindi, nel sogno, tutto quello che noi vediamo riguarda noi. Quindi, la sorella sono io, sono aspetti di me, il cane rappresenta ad esempio delle qualità, delle particolarità che sono mie, oppure può rappresentare un desiderio: non lo so, un cane potrebbe rappresentare in alcuni sogni un desiderio di fedeltà, di amore incondizionato. Eh, poi dipende sempre dal soggetto. I sogni fanno questo, sono un mondo meraviglioso, meraviglioso, che ci può eh, aiutare in ogni momento della nostra vita. Eh, io faccio un esempio, l'ho fatto altre volte perché è stata un'esperienza un forte, quando ero in vacanza a mille chilometri da casa e... E mi dice il, il vicino di casa che è sparito il mio gatto, non c'è più, è introvabile. Gli portava da mangiare, gli faceva compagnia, a un certo punto il gatto non c'era più. E allora io non, non sapevo che cosa fare. E poi alla fine, alla fine il gatto mi è venuto in sogno con una voce, con un miagolio che diceva salvami. Io mi sono alzata, alle sette di mattina mi ricordo, ho chiamato il vicino. Ho preso la macchina, mi sono fatta mille chilometri per tornare a casa, il gatto era chiuso nell'appartamento del vicino che era in vacanza e quindi era lì da tre giorni, se non fosse arrivata credo che senza mangiare e senza bere non potesse stare, sarebbe morto. Quindi i sogni fanno anche questo e questo è, la, dice, la dice lunga. Vediamo, vedo dei messaggi Roberta. Sì, scrivetemi pure le vostre domande. Io tratto il sogno oggi, e quindi eh, tutto quello che vorreste ehm, sapere, se, sempre se lo so, ve lo, ve lo vi rispondo. Allora, Beppe, in sogno incontro mio padre che mi dà aiuto e conferme, che continua a vivere nell'oltre. Sì, noi abbiamo contatto con tutte le persone, non si perde il contatto. Energetico lo chiamo io, si perde il corpo, ma rimane l'amore, rimangono i ricordi, rimangono le fotografie e rimangono tutte le cose che abbiamo vissuto con queste persone. Quindi loro rimangono con noi. È, cambiata so è cambiato solo lo stato di coscienza e quindi sì, non c'è nessun problema ad incontrarli. Conosco persone che incontrano regolarmente. Il marito piuttosto che la madre, eccetera, che li sostiene. Questo sì, è, è in dubbio, è in dubbio. E eh, poi c'era Roberta Galluzzi. Allora, vediamo. Una settimana fa mi sono svegliata e mi sono resa conto. <coughs> nel sogno parlavo in inglese. Sono tanti anni che non lo parlo più, tanto che sono andata a guardare il significato di quello che dicevo. Da qualche anno ricevo dei messaggi dall'oltre in inglese e mi sono sempre chiesta il perché in inglese, visto che non ho parenti inglesi, può avere qualche attinenza? Allora Roberta dipende, dipende come prima cosa io andrei a vedere che cosa ti simboleggia l'Inghilterra potrebbe venire fuori che mentre quando eri al liceo saresti voluta andare in Inghilterra si usava quella volta come ragazza alla pari. Non lo so che ci fosse qualche sogno in, in Inghilterra? Non lo so, può essere. O altrimenti è qualcosa di più. Antico, magari qualcosa che hai vissuto realmente e che, e che viene fuori. Comunque ha a che fare con eh, quello che stai vivendo adesso. Se sei andata a interpretare quello che dicevi, magari ti dà qualche informazione in più. Perché delle volte devo ammettere che il sogno per farci ricordare qualcosa di importante. Non è necessario sempre l'incubo, però magari qualche scena che è sbalorditiva, come per esempio anche parlare in inglese o parlare in un'altra lingua, come potremmo non ricordarlo, diciamo io non lo so l'inglese, come mai parlo inglese, allora vado a vedere il sogno, è proprio quello che vuole l'inconscio, o come per esempio avere una macchina strana, una macchina che non è la mia, o guidare, non lo so, il sogno attira l'attenzione con queste stranezze, sì. Quindi più è strano e più possiamo ehm, credere che sia importante, perché quando molto spesso sogniamo qualcosa di, fra virgolette, normale come la nostra quotidianità, a volte non lo ricordiamo se non, se non siamo abituati a farlo. E invece i sogni molto più incisivi sono quelli che magari dobbiamo ascoltare davvero, allora escono. Con queste cose, con queste stranezze. Dunque, io, per esempio, una volta ho sognato. Mi ricordo un, un mio amico che aveva un leone e questo leone correva per le stanze e saltava come fanno i gatti qualche volta, saltava sui muri da destra a sinistra e insomma faceva anche un po' paura. Allora, questo mio amico l'ha preso. E l'ha sgonfiato, l'ha sgonfiato ed è diventato come un sacchetto, della, una busta della spesa, di... <ride> e, e basta, non c'era più il leone. Quindi quello mi è rimasto impresso, molto impresso, e quindi il suo significato effettivamente poi ce l'aveva. Queste sono le stranezze che utilizza il sogno per attirare la nostra attenzione. Ok, quindi spero che ti sia utile. E... Vediamo se ci sono altri messaggi. Quando ero piccola, Rosaria, a volte sognavo. Aspetta, che provo a vedere. Uh, quando ero piccola, a volte sognavo, ma tutti i movimenti erano lentissimi, e questa cosa mi angosciava. Cosa può significare? Allora, Rosaria, io non so il momento che tu stavi vivendo da piccola, però ehm, tutto andava a rallentatore vuol dire o che devi osservare bene quello che succede, va piano così non perdi nessun particolare oppure c'era qualcosa che tu ritenevi andasse a rilento o magari. Eh, non lo so, lì devi analizzare il momento in cui eh, sognavi queste cose. Quindi eh, lì o c'è qualcosa che andava osservato bene, quindi va molto piano, è come quando noi scandiamo le parole in modo che si capisca quello che stiamo dicendo, oppure nella tua vita c'era qualcosa di non ferma ma molto lenta, qualcosa che non riuscivi a fare, che può essere, non lo so imparare un'attività sportiva che non ti riesce oppure non lo so, raggiungere qualche obiettivo con i tuoi genitori, non lo so che ti portassero da qualche parte, può essere qualsiasi cosa. Per esempio io quando ero piccola ho fatto un incubo in cui il grembiule di scuola si è trasformato in mostro. Se lo racconto a voi non vi dice niente e invece io tornando indietro mi ricordo che avevo appena iniziato la scuola, avrò avuto sei anni e questo grembiule che a me stava stretto, mi stava stretta anche la scuola, rappresentava l'idea che avevo io di questa nuova avventura che mi aspettava, quindi la, la società, i coetanei che tutti insieme si studiano, si guardano e cominciano a interagire a livello sociale. Questa cosa mh, non mi piaceva tanto e quindi il, il, grembiule, il grembiule si è manifestato come un mostro perché così lo vedevo io, quella era la mia idea dell'esperienza della scuola, che poi ovviamente è cambiata. Quindi sì, Rosaria, devi analizzare il tuo periodo del tempo. Poi c'è Gabriele, vedo che mi chiede... Eh, Mm, ho perso un attimo eh, perché mi capita spesso di sognare personaggi famosi. Allora, Bruna, sì, allora quando sogniamo i personaggi famosi è perché ci piacerebbe avere delle qualità che loro hanno. Quindi in base al personaggio e quello che ci piace di questo personaggio o che non ci piace, per carità, e rappresenta qualcosa che noi vorremmo avere, che abbiamo o che stiamo lavorando per raggiungere. Quindi sì, quello è il, lo scopo dei personaggi famosi. Mi capita spesso di sognare, eh, mi ritornano i messaggi. Eh, non riesco a, a vedere bene. Allora, c'è un sistema per riuscire a sognare i, no qua. Sognare i nostri cari trapassati? Sì, c'è un sistema, eh, però. Ehm, Dovrei dedicare proprio una puntata solo per quello, perché è un argomento molto delicato. Eh, si può fare, ovviamente, ripeto, tutto si può fare, ma per non rischiare di ehm, cadere in fraintendimenti o dare delle false speranze, eccetera, eccetera, è meglio approfondirlo bene. E quindi credo che. Eh, dedicheremo magari la prossima puntata a, a questo argomento qua perché è un argomento molto richiesto e anche importante bisogna sapere sì che si può fare si può entrare in contatto con i nostri defunti e vediamo anche i casi in cui questo non funziona che sono molti e ci sono dei motivi ben precisi per questo gabriele no al, alla, Alia. Primo aprile anno scorso ho sognato di essere in aeroporto con mia figlia per partire, ma dove controllo dei documenti hanno fermato mia figlia e le hanno detto che non può partire perché la foto sul documento è quando era più piccola. Mm. No, devo andare vediamo se riesco meglio da, da pc a vedere i messaggi perché così è un po' difficile no non riesco e l'ho perso va bene sono troppi allora eh, direi vediamo Vediamo Silvia allora. Buonasera. Ho un sogno ricorrente. Vedo un aereo in cielo e so che precipiterà. E questo avviene puntualmente. La mia angoscia è non poter fare nulla per impedirlo. Cosa significa? Eh, questo credo che sia un sogno abbastanza personale. Ci deve essere qualcosa che accade puntualmente e, e che ti mette angoscia. Non ho capito se questo poi accade nella realtà, però quello che vedo io, l'aereo rappresenta una voglia di libertà, di volare o di viaggiare, perché con un aereo non andiamo a fare la spesa, andiamo a fare un viaggio un po' più lungo, quindi forse c'è una voglia di cambiare aria, di fare un viaggio, lo vogliamo da tanto di libertà eccetera eccetera e puntualmente questo non accade perché l'aereo precipita o non lo so quindi l'aereo potrebbe rappresentare qualcosa che non riesci a raggiungere questo ci vedo io poi bisogna sempre vedere le dinamiche personali perché i simboli e gli eventi le scene hanno il loro significato però come ho detto prima, siccome ognuno ha le proprie credenze e i propri vissuti, eh, per qualcuno l'aereo può simboleggiare un viaggio, per altri può simboleggiare lavoro, magari fa il pilota, non lo so, oppure anche il cane, se uno ha paura dei cani, il cane avrà un altro significato nel suo sogno. Se invece uno ha tanti cani, gli fanno compagnia ed è felice, i cani avranno un altro significato significato ancora, quindi sì, bisogna vederli a livello soggettivo. Così da fuori, come se fosse mio il sogno, io ci vedrei eh, un desiderio che non si avvera mai, che ogni volta mi mh, ogni volta cade questo aereo, quindi sì. Infatti la domanda che mi fai non poter fare nulla per impedirlo, forse questa domanda è la domanda chiave che cosa posso fare per impedirlo? È proprio vero che non posso fare niente per impedirlo, quindi eh, c'è un po' di materiale, ecco, eh. ok, Silvia, ah no, appena detto. Sognare di parlare, sognare Dio, parlare con lui, Laura, l'ho visto seduto su una poltrona in pietra. Ai lati due angeli io dicevo a Dio che volevo stare lì e invece lui mi diceva che non potevo. perso di nuovo. Va bene, devo attrezzarmi meglio per i messaggi. Allora, Nadia dice, c'è una spiegazione per la quale la numerologia dei sogni è legata a vincite all'otto? Allora, eh, la smorfia napoletana e i numeri collegati ai sogni esistono, credo, da duemila anni. Perché si facevano già queste cose. Io non ho mai utilizzato i sogni per, per giocare i numeri, però dipende dalla persona, dipende, dipende sì, dalla persona. I numeri hanno il loro significato anche loro. Nei sogni rappresentano, non lo so, delle situazioni, delle direzioni, delle attitudini che noi abbiamo, qualcosa. Che stiamo vivendo, che deve avvenire tipo, non so, un cambiamento, la forza, il fuoco, non lo so. Ogni numero ha la sua, il suo significato, dipende anche dal contesto del sogno. Se poi li vogliamo giocare, eh, quello è un altro paio di maniche. Eh, è, qualcosa, è un folklore popolare, quello della smorfia. Quindi, sì, è un settore che io non ho tanto preso in considerazione perché di eh, autoconsapevolezza a poco ha solo insomma, lo scopo di guadagnarci qualcosa quindi non mi sono mai addentrata e, e non è una cosa che, che so spiegare perché non mi interessa in realtà i numeri li osservo in un altro modo comunque sì ci sono persone che fanno dei sogni li giocano e poi eh, vincono per carità sì però non è quello lo scopo dei sogni. Io mi ricordo, ad esempio, c'era ehm, Edgar Casey, noto sensitivo americano, che è trapassato nel 1945, lui aveva queste doti di chiaroveggenza. Cioè, allora, lui non voleva essere eh, considerato un medium, un sensitivo, eccetera. Lui semplicemente, quando arrivava qualcuno che aveva dei problemi, si distendeva in divano, chiudeva gli occhi, entrava in uno stato di sogno e riusciva a vedere la persona che cosa aveva. Dava anche delle diagnosi, delle diagnosi mediche, pur non avendo nessuna competenza, aveva qualcosa a livello istruzione pari alla terza media, però lui riusciva a dire tutto quello che c'era in quella persona che non andava, che andava sistemato, eccetera. Lui ha sempre fatto queste cose gratuitamente, lui era credente in Dio, una persona umile e quindi lui eh, ha detto, delle volte ci sono stati dei personaggi politici americani che ovviamente volevano da lui eh, sapere se era giusto investire a livello finanziario in qualche progetto o se era bene fare determinate cose. Lui all'inizio non ha capito e si è prestato un paio di volte, però poi ha detto io mi sono accorto che non si possono fare quelle cose lì, non si possono utilizzare a scopo di lucro certe capacità, certi talenti insomma che lui aveva, quindi ha lasciato perdere e si è dedicato fino alla morte a, ad aiutare le persone in altro modo, gratis. Ovviamente loro gli portavano, non so, qualcosa da mangiare o, o qualche oggetto, ma non ha mai accettato soldi. Quindi il fattore soldi con queste cose ha a che fare con l'ego, secondo me. Quindi anche il lotto, sì, può essere un gioco, poi dipende da come, da come la prendiamo. Questo sì, questo sì. Vediamo. Pierangelo, cosa significa... Svegliarsi da un sogno e trovarsi in un altro sogno. Ottima domanda, Pierangelo, si chiama falso risveglio. Oppure, dipende, allora, noi possiamo fare un sogno, possiamo fare dieci sogni diversi in una notte e ricordarli tutti. Riguarderanno sicuramente sempre eh, l'agenda del giorno precedente o del periodo che stiamo vivendo. Ci sono però delle volte in cui noi ci svegliamo. Ci svegliamo e, e pensiamo di essere svegli e invece non lo siamo, invece siamo in un altro sogno. Quindi pensiamo, oh adesso mi alzo, faccio tutte le mie cose, scaldo la macchina e vado a lavorare. E invece poi mi accorgo che sono ancora in un altro sogno. Molto spesso scatta anche il panico perché uno si chiede come faccio a uscirne adesso se allora ho sognato di nuovo. Questo si chiama falso risveglio, è perché... Secondo il mio punto di vista eh, ci sono mh, dentro di noi ci sono, ehm, abbiamo la mente, abbiamo lo spirito e abbiamo l'anima. Ci sono delle volte dei sogni, per esempio quelli in cui voliamo, facciamo belle cose, i colori sono vividi, oppure sogni lucidi, ci divertiamo da morire, tutto bellissimo. Quella è anima che si sfoga, che vuole anche lei la sua parte perché durante il giorno, poverina, non la segue nessuno, quindi è tutto un razionale, tutto un fare conti, correre, far mettere, far incastrare tutto quello che dobbiamo fare e quindi lei poverina non c'ha spazio. No, la nostra anima bambina non, non si sfoga e quindi si sfoga attraverso il sogno. Quindi noi possiamo saltare da un sogno del genere ad un sogno molto razionale e quello che è di solito quando pensiamo sono sveglio, quindi mi alzo, vado in bagno, faccio colazione, mi vesto e vado a lavorare. E certo, sono sveglio e invece no, e invece è un altro sogno, quindi dalla parte razionale, un sogno mentale che vuole farci vedere qualcosa. In questo caso, nel falso risveglio, noi abbiamo il punto di vista della creazione del cervello destro quindi la parte di anima e della parte razionale quindi possiamo vedere le cose da due aspetti nostri diversi è una ricchezza in più sempre che ci offre il sogno e non è, non è tutto qui ce ne sono anche altre quindi sì delle volte succede oppure succede anche che noi stiamo sognando e dentro il sogno noi andiamo a dormire e facciamo un altro sogno, quindi un sogno dentro al sogno. Anche questo è possibile, anche questo ha tutti i suoi significati, che comunque eh, possiamo andare sempre a interpretare e a capire. Questo sì, è anche il falso risveglio. E vediamo, mio padre... Ha scelto di andare a miglior vita nel 2012 e io credo di averlo sognato solo una volta e non ricordo bene il sogno come fare a sognarlo grazie come dicevo prima eh, come dicevo prima eh, ne parleremo la, la prossima puntata però eh, come fare a sognarlo se tu hai quell'impressione, hai quel frammento di sogno in cui l'hai sognato, dici mi sembra di averlo sognato, devi tirar fuori tutto quel mi sembra e quindi fermarti lì, com'era, anche se fosse stata solo un'immagine, ti devi fermare su quell'immagine e lo pensi e dici ma cosa mi volevi dire? Ci parli? Eh, perché io non mi ricordo molto bene tu sei venuto però poi mi è rimasto qualcosa insomma ci parli ci parli e dici ascolta ritorna e dimmi quello che mi dovevi dire questo è un modo sì che sicuramente male non fa e può anche funzionare quindi sì Beppe mm. si può richiamare a sé un caro trapassato se si è consapevoli di essere in un sogno lucido, cioè chiedere al trapassato di venire da noi, visto che siamo consapevoli di essere in astrale, grazie. Allora Beppe, sì, quando siamo in un sogno lucido, siamo noi a decidere come sarà il sogno. Quando siamo in un sogno lucido, non è che devi chiedere al caro trapassato, ti è sufficiente pensarlo per averlo a fianco. O dietro o davanti appare quando facciamo un sogno lucido ci rendiamo conto che stiamo sognando noi possiamo cambiare il paesaggio possiamo dire là ci metto una chiesa voglio un lago qui voglio, una, voglio un cane e, e voglio mia nonna e la nonna è lì appare e parli con lei il sogno lucido oltre che creativo è anche un'opportunità per chiedere direttamente al sogno. E quindi siccome sappiamo che stiamo sognando, noi al sogno possiamo chiedere come risolvere i nostri problemi. Non serve incubare un sogno, analizzare un sogno al mattino per vedere cosa dice. No, siamo alla fonte, perché abbiamo la consapevolezza di stare sognando. Quindi possiamo prendere dal sogno tutte le informazioni che vogliamo. Sì, quindi è meraviglioso, meraviglioso. Ok, poi c'erano altri messaggi, ma non mi ricordo. Comunque, ecco, fra domande e quello che ho detto, eh, appare chiaro che il mondo dei sogni è proprio un universo infinito, esattamente come, come lo è l'universo che noi vediamo durante il giorno. Quindi non, non è mai... Ehm, non si è mai finito di imparare, ci sono manifestazioni che sono quelle, le abbiamo studiate, le abbiamo viste, ma al giorno d'oggi, ehm, e questo è quello su cui io sto studiando, eh, la fisica quantistica e la teoria dell'universo olografico di Bohm riescono a spiegare molte cose che prima non potevamo capire. Per esempio le vite precedenti, per esempio la questione dello spazio-tempo. Il tempo nel sogno ha un altro modo di agire. Possiamo dire che non c'è, si mescolano eventi del passato, eventi di 3.000-10.000 anni fa con il presente. Lo spazio uno che fa, una persona, un sognatore che fa sogni lucidi, lo sa. Lo spazio non esiste e nemmeno il tempo perché come dicevo prima se io mi accorgo che sto sognando e voglio parlare con mia nonna che non c'è più, mia nonna arriva e magari ha 30 anni, mentre io me la ricordo che con un fisico da 90 anni, quindi mh, queste cose le stiamo scoprendo adesso, tante tante a tante domande sono già state date risposte, ma parliamo pur sempre di qualcosa di astratto che quindi prima di essere riconosciuto dalla scienza, credo che ci vorranno almeno altri vent'anni. Quindi ecco, è una, strada, è una strada comunque in salita, perché finalmente di certe cose si parla e eh, possiamo anche trovare molti testi che ai miei tempi, quando io ho cominciato a studiare, non c'erano, erano pochi. Non c'era l'internet, quindi mi sono dovuta arrangiare da sola. Adesso ci sono testi per qualunque categoria quasi di sogno: ci sono eh, libri che spiegano bene i sogni lucidi, libri che spiegano l'interpretazione, la premonizione, sogni sciamanici, c'è di tutto adesso, per fortuna uno. Se vuole può, può trovare del materiale per comprendere le proprie esperienze. <ride> sì, come ho fatto io. Sì, bene. Allora vediamo le altre domande. Mm, mm, Pierangelo. Ah, risponde a Pierangelo. Ok, Mariella. Buonasera. Uh, ok, molto interessante. Va bene. Allora, se avete altre domande eh, fatemele, io adesso non ho capito se eh, la diretta termina perché <ride> ci sono stati dei problemi nel collegamento all'inizio, quindi ho iniziato un po' più tardi. Però eh, sì, per oggi io direi che ho fatto un po' una carrellata sul discorso sogni in generale. Mentre eh, nella prossima puntata di questa rubrica che io tratterò mensilmente, eh, mi impegnerò a parlare di, di sognare i defunti, i messaggi dei defunti, come fare a sognarli, perché io, io non lo sogno e invece mia sorella sì, perché non viene da me. Ecco, cercherò di rispondere a tutte queste domande, è un argomento su cui... Ho studiato e ho già trattato, quindi chi è interessato a questo non ha che da aspettare che ci sia la prossima, la prossima puntata, insomma, sul mondo dei sogni. Ringrazio tutti, ringrazio la pazienza di Anna, Enrico e, e ci vediamo alla prossima. Grazie mille a tutti, una buona serata e soprattutto sogni d'oro.